Oggi parliamo di Christian Taraborelli. Taraborelli è un artista poliedrico che ha debuttato nella regia della Jura al Teatro Lirico di Cagliari ed è stato un grande successo, ma è già noto al mondo della lirica perché è un affermato costumista e scenografo. Ho lavorato come pittore e quindi ho toccato con mano veramente sia le tele che le scenografie. E questo fatto di essere veramente di essere partito da là e di aver anche conosciuto scenografi, registi, è ciò che mi ha portato dentro questo mondo, cioè quindi ci sono anche un po' caduto dentro. A metà degli anni 90 l'incontro con il regista Giorgio Barberio Corsetti. I due condividono la passione per il teatro e le tecnologie. Dal teatro sperimentale alla lirica, il sodalizio dei due artisti si sposta sul teatro musicale. Videomapping e performance dialogano con il palcoscenico. È una sperimentazione che va avanti da tantissimi anni. Il videomapping riesce veramente a isolare, a poter proiettare parti del palcoscenico. Il suo lavoro di respiro internazionale lo porta accanto a registi di fama. È al Teatro du Châtelet, è alla Scala, alla Biennale di Venezia, al Rossini Opera Festival, al Maggio Fiorentino. E così inizia a sviluppare anche un'idea di regia imprescindibile dalla sua visione scenografica. La scenografia non è un elemento decorativo, la scenografia fa parte dell'azione, la scenografia è un personaggio che colloquia con gli altri personaggi. Il costume è la stessa cosa, il costume deve non decorare, non abbellire, ma il costume deve raccontare il personaggio. Il debutto arriva con la Jura di Gavino Gabriel, rappresentata l'ultima volta più di 50 anni fa. Un melodramma rurale di vita gallurese che, pur rispettando i topoi della mitologia e della tradizione, è calato in una grande modernità che risente delle spinte futuriste dell'epoca della composizione. Per Taraborelli è l'occasione di sperimentare il suo teatro ricco di innovazione, ma anche di strizzare l'occhio alla tradizione. Ho cercato lo stesso equilibrio che Gavino Gabriel ha seguito anche nella scrittura dell'opera. Veramente ho utilizzato tantissime tecniche e tantissimi modi e modalità espressive. C'era la musica, c'erano i canti popolari, ho teso 8 km di elastici e ne ho creato appunto una sorta di telaio. E abbiamo utilizzato il drone perché questo drone mi dava la possibilità di allontanarmi dal personaggio che in questo caso veniva ripreso per terra e quindi usavo la tecnologia per raccontare la solitudine di questo personaggio. L'ultimo premio, il Golden Prague Award per i costumi della Belle Hélène di Offenbach, andati in scena al Teatro du Châtelet a Parigi per la regia di Barberio Corsetti, ma aveva già vinto il premio Ubu e il Prix Molière. Tra gli spettacoli che ricorda con maggior piacere la pietra di paragone di Rossini, con i suoi modellini prototipati. Dove mai si cacciò? Tutto il palcoscenico era dipinto di blu ed era un grande gioco con il chroma key e con il blue screen. Quindi i personaggi si muovevano nel blu e poi attraverso un gioco di ripresa in diretta delle maquette, dei modellini, li trovavamo di volta in volta in diversi ambienti, in diverse scenografie. Lì mi sono occupato dei modellini. Facemmo proprio una stampa prototipata di questi piccoli modellini che rappresentavano cucine, quindi c'erano addirittura delle piccole posate veramente di un centimetro. Ha portato la lirica fuori dal teatro, in pubblici eventi. Ballerine e cantanti dialogano con la tecnologia e non solo. Quando faccio i miei spettacoli cerco prima di tutto di portare scena e di far arrivare l'emozione con qualsiasi mezzo che ho a disposizione. E secondo me ogni elemento aggiunge, ogni elemento prende una direzione diversa e ogni elemento dà al pubblico una chiave di lettura che lo può, insomma, può aiutarlo.